Il dialogo tra Roma e Bruxelles prosegue anche se a fasi alterne. Dopo le aperture di ieri, i toni tornano ad alzarsi. Il vice premier Salvini mette in chiaro che non ci sarà una nuova manovra in quanto spetta al Parlamento dare il via libera al provvedimento economico. Il Parlamento è lì per suggerire, emendare, migliorare. Io faccio il ministro, mi occuperò che ci siano tutti i fondi necessari per la sicurezza e l'ordine pubblico e poi giustamente il Parlamento fa il Parlamento. Quindi, Bruxelles da parte sua accoglie con favore la promessa di svolta del governo ma aspetta risposte concrete. Il commissario economico Moscovici tiene aperta la porta del dialogo anche se al momento considera l'Italia un paese che merita la procedura di infrazione. Il governo provvederà a correggere in Parlamento la manovra per andare così incontro alle richieste dell'Europa. L'intenzione sarebbe quella di abbassare il deficit al 2,2%, anche se Bruxelles chiede ancora di più. L'impianto della manovra dovrebbe restare invariato dalle misure che smobilitano la legge Fornero al reddito di cittadinanza, provvedimenti che vedrebbero tuttavia posticipata l'entrata in vigore. In questo modo il governo potrebbe risparmiare miliardi necessari per accontentare Bruxelles, ridurre il deficit e magari incrementare gli investimenti. Esecutivo che manifesta compattezza dopo il vertice di ieri a Palazzo Chigi, anche se per evitare rischi alla Camera ha chiesto e ottenuto il voto di fiducia sul decreto sicurezza, provvedimento caro al Carroccio, così come l'anticorruzione lo è per i 5 Stelle.